Farò dicendo cose, immagino, note alla maggior parte delle persone che sono oggi qui con noi, una riflessione diciamo, più generale su quello che è il ruolo che hanno avuto le giurisdizioni e i giudici nella costruzione del sistema di valori che fa oggi ritenere l'Europa un modello globale di tutela dei diritti e non a caso oggi diciamo luogo di destinazione primaria di chi è costretto a fuggire da situazioni di drammatica privazione di diritti. Le giurisdizioni, fra altri giudici, fra alti e bassi, fra avanzamenti e ritraventi, sono state protagonisti, attori costanti di questo processo. Giurisdizioni e giudici di paesi europei, istituzioni giudiziarie transnazionali che si sono create nei processi di europeizzazione del diritto del secondo dopoguerra, quindi le due corti di Lussemburgo e di Strasburgo. L'interazione tra le corti e i tribunali nazionali oggi vuol dire che ogni persona può far conto che i propri diritti sono tutelati in più livelli di giurisdizione, alcuni dei quali appunto estranei al sistema giuridico dello Stato nazionale di cui la persona è cittadino, in cui vive o alla cui autorità per la sua presenza in quello Stato si trova sottoposto. È un processo che appunto nella costruzione dell'Europa dei diritti ha avuto un ruolo decisivo perché ha comportato un cambio di paradigma rispetto al modello degli stati a sovranità limitata che non ammettevano altri giudici all'infuori del proprio giudice espresso dalla propria Costituzione e dal legislatore nazionale ed è un cambio di paradigma che si intreccia con l'affermazione delle fonti giuridiche sovranazionali che ripete e moltiplica quello che in Europa occidentale è stato introdotto come reazione alla deriva totalitaria dalla diffusione del controllo giudiziario di costituzionalità e che ha intaccato il primato assoluto della legge a favore del primato dei diritti delle persone. Questo pluralismo di fonti e di giurisdizioni che si è creato e si è affermato a livello europeo ha prodotto e sospeso espressione di un sistema complesso di tutele che interagisce in vario modo con i sistemi nazionali, quindi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che come sappiamo la Corte è direttamente accessibile una volta esauriti i rimedi interni alle persone che assumono di aver subito direttamente una violazione dei propri diritti e la Corte di Lussemburgo che invece può essere adita da singoli cittadini, imprese e organizzazioni allo scopo di intervenire un'azione legale contro l'istituzione europea quando ritengono che ci sia stata una violazione dei loro diritti, ma che ha sviluppato un suo ruolo che è un ruolo di giudice dei diritti soprattutto attraverso il dialogo con i giudici nazionali che interpellano la Corte con lo strumento del rinvio pregiudiziale, la testa di ponte, come l'ha definita Giuseppe Di Tesauro, tra le Corti e i giudici nazionali, che interpellano la Corte se nell'ambito di una controversia nella quale sono investiti e se sono in dubbio sull'interpretazione e la validità della normativa dell'Unione e soprattutto se sono in dubbio sulla se non normativa una prassi nazionale sia compatibile con il diritto dell'Unione. È importante aver presente che se parliamo appunto di Europa dei diritti, l'innovazione radicale che questa nuova architettura giudiziaria ha comportato per le persone, ma per tutti i cittadini europei e per chi in teoria per chi si affaccia oggi all'Europa, a differenza che per le generazioni anteguerra, oggi la tutela dei diritti appunto non si ferma più a livello e nell'ambito nazionale, ma viene sviluppata all'interno di istituzioni che non sono soggette alle pressioni politiche e sociali con le quali i singoli giudici nazionali sono inevitabilmente costretti a confrontarsi. Una logica che, se ci pensiamo, si comprende bene se appunto pensiamo all'antefatto più evidente del giudice di più stati rappresentato da quello statunitense ai momenti più alti in cui ha svolto il ruolo di giudice delle libertà garantite dagli emendamenti alla Costituzione che costituiscono il cosiddetto Bill of Rights. Basti ricordare come negli anni 50 la Suprema Corte riuscì ad affermare un divieto di segregazione razziale che in molti stati della federazione per il contesto politico e sociale non è neppure immaginabile. Quindi la storia delle giurisdizioni europee è certamente molto differente dall'antefatto statunitense, ma ne condivide il
il presupposto di una giurisprudenza sovranazionale che pone una serie di principi, diciamo, distillati dalle carte di riferimento, principi che poi diventano l'interlineatura discussa e la base della valutazione da compiere nel caso concreto, e quindi definiscono poi il quadro d'azione nel quale deve muoversi l'azione statale. Abbiamo oggi avuto la notizia di una dell'approvazione da parte del Parlamento dell'Alabama che ha votato una legge per proibire l'interruzione di gravidanza. Beh, se oggi questo diritto è ancora garantito in quel paese contro possibili addentramenti, e la vicenda di oggi lo dimostra, per eventuali svolte conservatrici dei legislatori nazionali, perché c'è una maggioranza di giudici ancora favorevole. Quindi, oggi non sarebbe ammissibile un passo indietro, una mancanza di verifica giurisdizionale, un punto di libertà degli atti dei legislatori. Oggi non è pensabile una cultura giuridica europea senza la giurisdizione delle corti in materia di libertà e di diritti. Corti che non rappresentano una semplice istanza in più, ma uno strumento di verifica del rispetto dei diritti che permette appunto una rilettura svincolata ai limiti tecnici, ordinamentali, culturali, politici, che possono impedire ai giudici nazionali di dare una risposta adeguata alla domanda di tutela. Il ruolo che ha avuto la giurisdizione nazionale, che hanno avuto le giurisdizioni europee sulla costruzione dell'Europa dei diritti, si comprende molto bene se noi guardiamo, pensiamo ad alcune anche delle più recenti sentenze della Corte anche di Strasburgo, che hanno riguardato il nostro paese e che dimostrano come chiaramente si è, come dire, con questa giurisdizione sovranazionale si è prodotto comunque un innalzamento del livello di tutela dei diritti, e sono sentenze anche indicative ed esemplificative delle modalità con le quali questi effetti si possono realizzare, oltre che, diciamo, l'effetto conformativo rispetto alla giurisprudenza dei giudici nazionali che nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme appunto devono uniformarsi alla giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente, quindi in modo da rispettare la sostanza di questa giurisprudenza, e quindi di fronte ad un diritto consolidato generato dalla giurisprudenza europea e tenuto a porlo al fondamento del proprio processo interpretativo, e in caso di normativa nazionale che non è interpretabile in modo convenzionalmente orientato e non potendo disapplicare norma interna, deve sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale. Spesso il vuoto di tutela è creato proprio dalla mancanza di adeguati strumenti normativi o da limiti di sistema. Gli esempi che si potrebbero fare sono tanti, dalla sentenza della Corte di Strasburgo ieri sull'unione di fatto, una pronuncia che è intervenuta dopo l'intervento anche dei giudici nazionali, anche della Corte Costituzionale, e che ha avuto un effetto decisivo poi per la ripresa dell'iter legislativo che ha portato all'approvazione della legge Cirinnà. E è ancora il caso Torreggiani sulle condizioni del sovraffollamento delle carceri. Anche questa pronuncia della Corte Edu ha avuto un effetto immediato nel nostro ordinamento, portando anche i giudici ordinari, i tribunali di sorveglianza di Venezia e Milano, a sollevare una questione di legittimità costituzionale con riferimento alla norma del nostro ordinamento che non consentiva di farne applicazione anche con riferimento ai casi in cui le condizioni disumane e degradanti fossero determinate appunto dalla situazione di sovraffollamento ritenuta dalla Corte di Strasburgo contraria all'articolo 3 della CEDU, e che poi, respinta la questione, dichiarata inammissibile la questione dalla Corte Costituzionale, comunque ha, diciamo, aperto la strada agli interventi normativi dei decreti legge del 2013, che hanno introdotto sia rimedi compensativi che preventivi rispetto al fenomeno del sovraffollamento. Se l'esperienza della Corte Edu, diciamo, è nata proprio dalla scelta compiuta da 10 paesi, fra cui l'Italia, di, come dire, porre le condizioni per una pace durevole nell'Europa, assicurando a tutti la tutela dei diritti fondamentali, l'esperienza della Corte di Giustizia di Lussemburgo è indicativa di come nella dimensione sovranazionale, anche se l'esperienza è iniziata forse con obiettivi inizialmente più limitati,
se non nelle intenzioni dei padri fondatori, comunque per effetto della connotazione prettamente economica che aveva all'origine l'ambito definito appunto unitario, beh, questa esperienza però dimostra che la tutela dei diritti nella dimensione sovranazionale e per effetto di meccanismi complessi come quello del rinvio pregiudiziale è comunque destinata a tradursi in una estensione dei diritti, della tutela dei diritti, e si realizza questa espansione anche in mancanza della possibilità di un accesso diretto al giudice europeo da parte del singolo, quando quel singolo sia privato di un diritto dal suo Stato, nel suo Stato, dalla legge del suo Stato o dal giudice del suo Stato. Se guardiamo cioè, a questa esperienza, possiamo dire, come nella nota affermazione di Rodotà, che non senza incertezze e passi indietro, con molte luci ma anche con un po' di ombre, nel silenzio e nella incomprensione della politica, i giudici hanno fatto l'Europa. Non era una espressione con la quale Rodotà intendeva lodare i giudici, ma semplicemente ricordarci la forza unificante, trainante che per il processo di integrazione hanno i diritti e la giurisdizione nella misura in cui assicura i diritti. Tutto questo è accaduto perché i giudici si sono dovuti confrontare con il pluralismo delle fonti, tutto questo è accaduto perché il processo di integrazione sui diritti e per i diritti ha fatto un passo in avanti con la Carta di Nizza e perché, come ha scritto Franco e poi, i giudici hanno preso sul serio i principi delle carte, sviluppando tutte le implicazioni che questi principi devono avere sul piano della effettiva e concreta tutela giurisdizionale. Quindi, ancorché non concepita all'origine come giudice dei diritti e delle libertà, se non con riferimento all'ambito di integrazione economica, la Corte ha posto le basi per lo sviluppo nella giurisdizione attraverso la giurisdizione di un modello di integrazione europea che è fondato sui diritti e sullo Stato di diritto, partendo dal principio del primato del diritto dell'Unione, che ha due implicazioni, cioè che nessuno nell'ambito dell'Unione è sottratto al controllo giurisdizionale, non l'Unione, non le sue istituzioni, non gli Stati membri, non i singoli, e perché la tutela giurisdizionale dei diritti dell'Unione che l'Unione conferisce ai cittadini spetta ai giudici nazionali, quindi i giudici nazionali devono poter decidere guardando e applicando il diritto dell'Unione che attribuisce i diritti con prevalenza sulle leggi nazionali contrastanti. Tutto questo si è sviluppato nella giurisprudenza della Corte, che da qui ha tratto poi i principi in base ai quali il giudice nazionale applica la legge, disapplica la legge nazionale che sia contraria al diritto dell'Unione. Il giudice nazionale deve interpretare la legge nazionale in modo conforme allo scopo del diritto eurounitario. Devono essere assicurati strumenti di tutela diritti dei cittadini anche nei casi in cui sia l'inerzia dello Stato, l'errore del giudice a impedire a quel cittadino di vedersi riconosciuto un diritto che gli discende dal diritto dell'Unione. Questo sistema di tutela che nasce appunto dalla pluralità di questi interventi, dal pluralismo delle fonti che ha spinto appunto i giudici a ricercare la traccia da seguire in questo complesso ordito, che è diventato la traccia da seguire quella della massima tutela che i diritti devono avere nello spazio europeo, ha prodotto appunto una giurisprudenza che ha offerto una risposta in termini di garanzia in numerosi ambiti. Sono tanti, pensiamo soltanto alla costruzione del diritto antidiscriminatorio europeo, ma oggi appunto parliamo di migranti anche con riferimento al rispetto dei diritti di migranti. Voglio soltanto ricordare la nota sentenza Eldridi del 2011 con la quale la Corte di Lussemburgo, anche in questo caso intervenendo su richiesta del giudice nazionale, quindi interpellato dalla Corte d'Appello di Trento, un quesito, una domanda di rinvio pregiudiziale sull'interpretazione della direttiva sulle norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri per il rimpatrio dei cittadini di paesi irregolari terzi, ha chiarito che questa normativa doveva essere interpretata nel senso che era ostativa ad una normativa dello Stato membro
che prevedeva come nostro ordinamento la pena della reclusione per il cittadino del paese terzo, appunto senza permesso di soggiorno, per la sola ragione, in ragione del solo fatto che non avesse ottemperato all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato senza giustificato motivo. E questo perché, appunto, chiarito la Corte, questa direttiva persegue l'attuazione di un'efficacia politica in materia di allontanamento e rimpatrio, perché queste procedure però avvengano nell'assoluto rispetto dei diritti fondamentali delle persone e della loro dignità. Quindi la procedura di rimpatrio deve essere eseguita su base volontaria, dice la Corte, e se le misure che bisogna prendere in caso di inottemperanza comportano delle limitazioni, quindi sono di carattere coercitivo, devono essere misure proporzionate appunto al rispetto dei diritti fondamentali. E avendo riconosciuto l'effetto diretto di questa, delle disposizioni della direttiva, il giudice nazionale, in presenza dell'effetto diretto, il giudice nazionale ha disapplicato la norma che all'epoca puniva questa condotta, quindi e conseguentemente assolto rispetto alle imputazioni riferite ai reati contestati in base al decreto del 98, decreto legislativo del 98. E vorrei chiudere questo intervento, mio intervento con un accenno al ruolo che oggi le corti svolgono rispetto all'attuale contesto nel quale ci troviamo rispetto alla tenuta del principio dello Stato di diritto, che è uno dei valori posti a fondamento dall'Unione, come previsto l'articolo 2 del Trattato. Un ruolo svolto dalle corti, un ruolo svolto anche dai giudici nazionali, in quanto sono giudici che agiscono, pensano, valutano, interagiscono con le corti come giudici europei, come giudici che fanno parte di una comunità di diritto che è fondata appunto sul primato dei diritti della persona e dello Stato di diritto. Il contesto è quello che riconosciamo, di una ormai situazione di crisi sistemica dello Stato di diritto in paesi membri dell'Unione, quindi non soltanto la Turchia, che poco al di là dei confini dell'Unione è ormai un vero e proprio regime autoritario, ma la situazione della Polonia, e prima ancora della Polonia la situazione dell'Ungheria, la situazione anche della Romania. Un processo di regressione democratica contagioso a quanto pare, che porta ad una alterazione permanente di quello che è l'equilibrio fra i poteri dello Stato, e che in paesi come la Polonia ha portato a riforme che hanno riformato il sistema giudiziario, assoggettandolo al potere dell'esecutivo. Non c'è più una magistratura indipendente in quel paese, non c'è più un consiglio di giustizia indipendente. E la Corte di Giustizia, proprio sollecitata dai giudici nazionali, ha contribuito innanzitutto a scardinare in questi anni il concetto di Stato di diritto legato all'idea della sovranità e dell'identità nazionale dei singoli Stati, cioè dello Stato di diritto legato alle tradizioni giuridiche, storiche, a quella nozione di Stato di diritto che è esattamente, in quanto legata all'identità nazionale, al dominio riservato dello Stato, appunto è stata invocata dall'Ungheria ma anche dalla Polonia per rifiutare, come diceva era nel suo intervento, appunto di fare la sua parte rispetto agli obblighi che discendono dall'appartenenza all'Unione Europea della gestione del fenomeno dell'immigrazione. Ha contribuito a scardinare questa nozione perché la Corte di Giustizia ha appunto ribadito che è un principio fondante dell'Unione Europea e tutti gli Stati membri sono tenuti ad osservare questo principio. L'Unione Europea è una comunità di diritto che si fonda su questo valore, e non soltanto per l'accesso all'Unione Europea bisogna avere i requisiti che rendono uno Stato appunto in grado di garantire standard conformi ai valori dello Stato di diritto, ma gli Stati membri sono tenuti a mantenerli questi standard. La Corte di Giustizia ha anche contribuito a denucleare una nozione sostanziale di Stato di diritto. Stato di diritto non vuol dire soltanto rispetto al principio di legalità,
rispetto certezza giuridica, ma vuol dire legalità a presidio dei diritti fondamentali delle persone, quindi non in senso formale ma in senso sostanziale, e i diritti fondamentali delle persone diventano il parametro di valutazione di scelte compiute anche rispetto della legalità formale. Quindi il diritto ad una giurisdizione indipendente, il diritto ad un equo processo è l'unica garanzia di effettiva tutela dei diritti fondamentali, e questi principi la Corte ha ribadito proprio sollecitata dai giudici nazionali, e quindi i giudici nazionali che agiscono come giudici europei. La prima sentenza importante del 2018 è intervenuta su richiesta su domanda di rinvio pregiudiziale dell'alta corte irlandese, che doveva dare esecuzione ad un mandato di arresto europeo. Alla domanda del giudice irlandese, la Corte europea ha sostanzialmente risposto che quando si dà esecuzione a un mandato di arresto europeo in base ad una decisione quadro, è necessario che il giudice verifichi se nello Stato che richiede l'esecuzione di quel mandato d'arresto, e che in questo caso era la Polonia, ci siano condizioni che garantiscono appunto un equo processo. Anche la Corte di Strasburgo ha non molto tempo fa finalmente dato una risposta con riferimento alla gravissima situazione della Turchia, perché dopo una serie di decisioni di inammissibilità dei ricorsi motivate dal mancato esaurimento dei rimedi interni, molto deludenti, la misura in cui queste decisioni che non tengono poi conto, non hanno tenuto conto del fatto che la magistratura, anche in Turchia, non c'è più una magistratura indipendente, quindi il rimedio interno deve esserci e deve essere effettivo, e la situazione è determinata dalle riforme attuate in Turchia e assoggettamento anche lì della magistratura al potere esecutivo esclude che ci possa essere un rimedio effettivo a tutela di quelli che sono i diritti dei cittadini e delle migliaia di persone, funzionari, magistrati che si trovano in stato di detenzione. È di pochi giorni fa, di poco tempo fa, la sentenza con la quale la Corte di Strasburgo ha condannato la Turchia appunto per violazione dell'articolo 5 della CEDU con riferimento all'arresto di un giudice della Corte Costituzionale, poi anche condannato sulla base di meri sospetti di appartenenza all'associazione terroristica di Gulen. È una sentenza che certamente apre uno spiraglio in una situazione assolutamente finora senza speranza per i giudici e per di migliaia di persone che si trovano tuttora in stato di detenzione in Turchia. Concludo dicendo con una considerazione, e vista dal lato dei giudici della giurisdizione, questo processo di integrazione che si è compiuto seguendo, come ho detto, la filosofia dei diritti, è un processo irreversibile, ineluttabile. Oggi non c'è giudice nazionale che non si senta giudice europeo, che non dialoghi idealmente e costantemente nel suo lavoro con le due corti europee, che non si interroghi nel momento in cui decide se la tutela che è in grado di assicurare è conforme a ciò che rappresenta lo standard massimo di tutela che il diritto può avere nei confini europei. E non vi è giudice che oggi non abbia acquisito consapevolezza che soltanto la comune appartenenza a quella che è una comunità di diritto fondata sul primato di diritto, dello Stato di diritto, sia garanzia della sua indipendenza, e quindi di una condizione che effettivamente ai giudici consenta di svolgere il ruolo di garante dei diritti. Vista dunque dai giudici dell'associazione di giudici come Medel, che da sempre impegnata per un'Europa dei diritti e uno Stato dei diritti, è un percorso questo ineluttabile ed irreversibile, ed è irrevocabile quella promessa che è contenuta nel preambolo della Carta di Nizza: i popoli d'Europa
nel creare appunto una unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato sui valori comuni, definiti universali e indivisibili, della dignità, libertà, eguaglianza e solidarietà, assumendo per questo dei doveri e responsabilità di fronte alla comunità umana e alle generazioni future, perché a tutti e dovunque sia assicurato il godimento di diritti e di libertà fondamentali della persona. Noi contemporanei oggi siamo come dire, testimoni del tradimento di queste promesse, e oggi questa la comunità diciamo che ci richiama all'osservanza dei doveri e delle responsabilità che abbiamo assunto con queste promesse è il popolo dei migranti. Sono promesse che noi tradiamo tutti i giorni con l'inerzia e l'indifferenza rispetto a quello che accade ai nostri mari, rispetto alla sofferenza dei popoli migranti. E noi abbiamo ereditato un'Europa che è indebolita dalla crisi, è stata indebolita dalla crisi economica, ma anche dalla sua, diciamo, dal senso di distanza dei cittadini, dalle sue istituzioni che non hanno saputo dare risposta alle istanze di maggiore equità, di solidarietà, di maggiore solidarietà da parte di interi paesi. È un'Europa che è vittima anche della sua incompiutezza politica, che ha significato un deficit di legittimazione delle sue istituzioni e che oggi la rende anche così vulnerabile rispetto a questo processo di regressione democratica che è nato in tutta Europa. Ma diciamo, l'Europa resta la nostra comunità destino, come recitava Shakespeare, gli uomini restano padroni del loro destino, non è nelle stelle la colpa se noi siamo schiavi, ma in noi. E la democrazia Europa per noi deve avere un futuro. Accadrà se noi saremo sempre in grado, come hanno cercato di fare i giudici, se l'Europa cercherà di seguire quella trama dei diritti, come ha scritto Stefano Rodotà, che ci può consentire di far scoprire, di rafforzare un'Europa, un'altra Europa, assai diversa dalla prepotente Europa economica e dall'evanescente Europa politica. E quindi seguendo la via obbligata che ci indica la Carta dei diritti fondamentali per una rifondazione in senso democratico dell'Unione. Grazie.